Noi ci siamo conosciuti tra le mura del Siena Jazz, che è il conservatorio dove studiamo appunto in Toscana, nella città di Siena. E abbiamo già suonato in altre occasioni, in altri progetti. Stiamo finalmente facendo un tour di promozione del disco che è uscito ad aprile, intitolato Everyday Life. E sarà un tour che vede 10 date, tutto nel nord Italia, in varie regioni del nord Italia, e arriveremo fino in Croazia per una data. Edoardo ci ha coinvolto nel suo progetto, abbiamo iniziato poi a provare, a fare le prove insieme, quindi come quartetto, come formazione di quartetto alla fine sono qualche mese, no? Sì. Alla fine che ci sono serviti per prepararci. Compositiva abbastanza istintiva e abbastanza a getto, e mi capita molto spesso di comporre, di scrivere brani semplicemente ispirato da una piccolissima cellula melodica, una piccola cellula armonica di un brano che però mi fa scattare quella cosa che molte volte mi fa concludere un brano anche in poco tempo. La musica di Edoardo è molto particolare perché è una musica che va presa per gradi, una musica che va prima letta, capita, poi va studiata e poi bisogna fare uno sforzo ulteriore per entrare nella sua concezione. Ha un'idea molto chiara della musica, è una musica molto scritta, molto complessa, molto articolata, ma in realtà anche molto poetica e molto lirica, e per accedere a questa dimensione bisogna entrare molto in sintonia sia con lui che col suo modo di scrivere, e bisogna anche saper interagire col suo modo di suonare e di improvvisare, quindi è un lungo viaggio, però è una bellissima esperienza. Un disco che ho voluto fosse molto curato nell'aspetto dell'arrangiamento, tanto che ogni brano vede all'interno del disco una formazione diversa, andando dal solo fino a large ensemble di 9 elementi. Tutto sommato è questo, è il mio primo disco, diciamo, dove ho il controllo, tra virgolette, o comunque dove ho il piacere di curare tutto l'aspetto compositivo, di arrangiamento, tutta l'organizzazione del disco, dalla registrazione al mixing.
nonostante sia una musica molto scritta, come dice Mario, ci sono comunque dei momenti in cui improvviso canonicamente, come su un brano tradizionale, dei momenti dove invece posso dare sfogo alla mia creatività o alla mia libera espressione, quindi diciamo che è abbastanza bilanciato. Vorrei che la mia musica fosse diciamo semplice all'orecchio di un ascoltatore, anche se non lo è, e, diciamo immediata in un certo senso e comunicativa, quindi idealmente vorrei che fosse una musica diciamo ad ampio spettro in un certo senso, che comunque possa comunicare con tutti, non, che non venga circoscritta a determinati tipi di ascoltatore in un certo senso, e di, tra, chiamiamola cultura musicale o di conoscenza musicale diciamo.